Benvenuti nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, io sono Fabio e sono qui in compagnia di... Martina. Roberto Cortese. Chiara. Davide. Il sangue di San Gennaro, dietro il denaro, c'è della cassaforte. Io ho incominciato a fare la visita turistica nel 2022. Il primo giorno che sono entrato qua dentro mi sentivo che mi piaceva venire sempre il lunedì pomeriggio, anche il mercoledì pomeriggio, quando noi abbiamo qualche visita guidata ci prepariamo a farla. Diciamo come fosse un lavoro. La bolla mi sangue. Si mette. Questo progetto è nato nel 2014 come attività educativa di conoscenza del territorio. Nel 2022 man mano è andato a professionalizzarsi perché abbiamo cominciato un percorso ufficiale con due guide turistiche, una del Tesoro di San Gennaro con Fabio Tosa e una al Piemonte della Misericordia con Silvia Evangelista. È un percorso che include giovani con disabilità cognitiva che insieme a una guida specializzata accompagnano i turisti attraverso alcuni musei. La guerra, la peste e la regione di Deveso assumono San Gennaro. In ogni visita che facciamo noi in qualità di guide turistiche accompagniamo quindi i ragazzi nell'illustrare le opere d'arte che si trovano all'interno del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Piemonte della Misericordia. In realtà il lavoro però che facciamo è un lavoro di sottrazione, quindi cerchiamo di dare ai ragazzi sempre maggiore spazio in modo da renderli pienamente autonomi, in modo tale che siano unicamente loro ad illustrare tutte le opere conservate in questi due musei. Benvenuti al Piemonte della Misericordia. Oggi a raccontarvi le bellezze di questo luogo ci sono con me Tony, Igor, Cristina Storaro, Ernesto, San Paolo. I ragazzi sono cambiati notevolmente. Nel loro percorso hanno imparato a stare con il pubblico, a porsi anche con il corpo rispetto alle persone alle quali sono rivolte le loro parole, a sorridere e a rendere piacevole questo loro racconto. Hanno arricchito il lessico, hanno acquisito sempre più professionalità. È molto bello poi vedere anche la reazione sui volti dei nostri visitatori. Rimangono sempre molto colpiti. Non mi aspettavo di poter vivere questa esperienza, è stato molto bello e toccante. Sono contenta che ai ragazzi sia data questa possibilità, sono stati molto bravi. Il nostro obiettivo è quello di far ascoltare questi giovani con disabilità. In questo percorso offrono bellezze. Con questa bellezza riescono poi a condividere e a portare agli altri quella gioia anche della conoscenza della città di Napoli. Spiegare le cose della mia città è stupendo. Quando racconto mi sento bene.